Prendo dal libro La coscienza parla, di Ramesh Balsekar. Ok. Chuang Tzu, uno dei più espressivi maestri taoisti, dice: la conoscenza degli antichi era perfetta, così perfetta che non sapevano dell'esistenza delle cose. Non si può aggiungere niente a questa frase. Poi seppero dell'esistenza delle cose, ma non facevano distinzioni tra esse, non facevano confronti. Poi fecero distinzioni, ma non esprimevano giudizi. Quando iniziarono a esprimere giudizi, il Tao andò perduto. Credo che qui si sintetizza tutto il pensiero che vogliamo esprimere. Attraverso i giudizi cominciamo a distinguere tra buono, cattivo, a prevedere premi e punizioni, innocenza, colpevolezza, stimoliamo nelle persone colpa, vergogna, paura, creiamo un sistema di giustizia punitiva, appunto, sono tutti cose collegate, creiamo un mondo di doveri dove non siamo guidati da ciò che, verso cui siamo attratti, ma andiamo via dai timori, da ciò che temiamo. Insomma. Tutto questo porta un'inibizione, una repressione del vitale. Il vitale nel nostro centro, del nostro cervello primario, che nasce prima del cervello della corteccia. Andando avanti in questa disamina, che cos'è il giudice? Allora, vediamo il vitale, il nostro centro di consapevolezza più proprio energetico, primitivo, di fronte a una falsa autorità perché falsa? Perché autorità da uggire vuol dire far crescere, invece le autorità false sono quelle che tendono a reprimere, a tagliare le ali dell'uccello che tenta di iniziare a volare. Allora, di fronte a una falsa autorità, il vitale si perverte. Pensate alla sessualità di fronte alla repressione, alla paura, la sessualità naturale si perverte. Dopodiché cosa succede? La falsa autorità giudica la perversione. Quindi da questo punto di vista, questo giudizio morale è infame, perché è colui che genera il problema che poi giudica perché tu c'hai il problema. Così come un genitore che fa paura al figlio e poi gli dice: ma guarda, tu sei pauroso, oppure una madre che è anaffettiva nei confronti del figlio, quindi lo tiene a distanza. Quando il figlio impara a tenersi a distanza, dice: ma tu non vuoi bene a tua madre. Ecco, si chiama anche doppio legame, e la scuola di Palo Alto lo individua come la causa lo individuava come la causa delle patologie più gravi. Da questa struttura, che è universale delle false autorità, nasce poi la falsità, la corruzione, la non integrità. Questo è stato fatto con certi modelli religiosi, appunto autoritari, false autorità, in cui la tensione spirituale dell'uomo viene presa dal sistema di potere e trasformata in un sistema di oppressione dell'uomo sull'uomo. Seguendo Angela Volpini, la mistica con cui abbiamo preso contatto in questi ultimi periodi, lei con parole molto chiare dice: l'uomo in questo modo viene separato dalla sua coscienza. Una volta che è separato dalla sua coscienza, perde la bussola, diventa debole, fragile e pronto a dipendere da qualunque autorità che gli prometta la salvezza. Ricordiamoci che, ritornando al tema dell'anima, questo poi prima o poi dovremo definire molto bene cos'è anima, dunque, è nell'anima che risale la coscienza superiore. Anche nell'io ovviamente c'è una coscienza, anche nell'io contaminato, ma l'anima è la coscienza superiore a cui possiamo accedere, la coscienza dell'interessere, cioè la coscienza che tutto ciò che c'è è correlato. Allora, a questa coscienza ne segue una volontà che è un pensiero e una volontà. Questa coscienza è una retta coscienza, il pensiero è un retto pensiero e la volontà è una retta volontà, una volontà di bene e una volontà consapevole. Quando siamo guidati dall'anima siamo innocenti, cioè non possiamo produrre del male. Ritorno ancora completo il discorso sul giudizio. Beh, giudizio, un altro dei temi su cui, come ho già accennato prima, si collega sempre alla tematica del potere, l'oppressione. E io so che sto giudicando perché dentro di me c'ho rabbia e ostilità, o meglio, non è detto che lo sappia, ma se vado a indagare, sicuramente ogni volta che giudico c'è rabbia e ostilità. Riprendo la bilancia strutturale. Ecco, quindi abbiamo detto che il giudice interno è una introiezione personalizzata, ovviamente, ognuno a modo suo, dell'inconscio sociale, che viene introiettata attraverso la socializzazione in famiglia e poi fuori dalla famiglia.
in base a quello che abbiamo ricevuto di specifico, abbiamo le nostre varianti del giudice interno, ciò su cui il giudice interno si occupa. Ecco, quali cose il giudice interno tende a valutare di più, a portare più attenzione. Ogni volta che tra l'io e l'anima si frappone il giudice interno, l'io si frantuma. E questa è la cosa importante. Si frantuma in, appunto, al posto del discernimento, come dicevamo, quando c'è ancora discernimento, il Tao esiste. Una volta che non c'è più discernimento, nel senso che al discernimento si accompagna il giudizio, il Tao, cioè la completezza, la visione completa, si spacca. E guarda cosa succede all'io, si rompe. L'io si divide, si spacca. E nemmeno queste due fondamentali parti, che poi possono essere riempite dei più diversi contenuti, ma che quelle più comuni sono la parte depressa e la parte narcisista. La parte depressa, di fronte alla giustizia punitiva, al sistema di giustizia punitiva, dice, si sente di essere in colpa, è colpa mia. Quella narcisista dice no, è colpa degli altri. In ogni caso condividono il meccanismo della colpa, cioè condividono tutto il sistema di giudizio, della giustizia punitiva, della cattiveria intrinseca, dei premi e punizioni e così via, dei doveri. Ecco, tutta la tematica dei doveri che abbiamo già affrontato 3 volte, tutta lì, tutta questa tematica viene interiorizzata attraverso il sistema di colpa. Ma se andiamo a vedere dal punto di vista emozionale, la parte depressa, quella che tende a implodere, cosa proverà? Le emozioni sono fondamentalmente la paura, guidata, quindi si inibisce, si blocca, si sottomette dal punto di vista appunto del rapporto col potere, sta su questo gradino in basso, si sottomette e rinuncia a se stessa. Rinuncia a se stessa per cosa? Per un po' di intimità, per un po' di condivisione, per un po' di appartenenza. La rinuncia di sé porta ovviamente che cosa? La grande tristezza, la perda più grande tristezza che puoi avere è la tristezza nasce dalla perdita, no? Dobbiamo elaborare una perdita, sproviamo tristezza. Ma la perdita di noi stessi è inelaborabile. Quindi c'è una tristezza di fondo e se andiamo a vedere dal punto di vista di ciò che accade nella malattia mentale grave, abbiamo queste due grandi categorie di pazienti, quelli che sono preda dell'angoscia e quelli preda della malinconia. Quindi l'angoscia, paura e malinconia, tristezza. Dall'altra parte abbiamo come emozione la rabbia. La rabbia che viene puntata nei confronti degli altri e qui in questo caso che cosa succede? La rinuncia all'amore degli altri, la rinuncia all'intimità. Ecco. La posizione nel potere viene occupata dalla casella in alto qua. Quindi lo vedremo esternamente ribellione e aggressività. Okay. Allora, qualunque posizione noi ci troviamo, sia che ci identifichiamo più nella parte depressa, sia che ci identifichiamo più nella parte narcisista, in ogni caso stiamo sempre all'interno di questa danza. Ecco, la danza è questa indicata qua dentro. C'è il giudizio e quindi io mi trovo di qua o mi trovo di qua, oppure oscillo un po' di qua e un po' di qua. Oppure mi identifico prevalentemente in uno e l'io si identifica, cioè io sono la mia depressione, oppure io sono la parte che ha sempre ragione e che combatte contro gli altri. Bene, ecco qui in basso. Qui in basso ho messo appunto il vitale, l'inconscio pulsionale, il primo cervello, la parte biologica, le emozioni, il sesso, il corpo. Il vitale, per quanto lo puoi opprimere, rimane sempre vitale, non c'è niente da fare, la forza nostra viene da qui. Ciò che è quello che, se vogliamo seguire Nietzsche, dice questo sarebbe la terra. Quando chiama gli uomini, dice: mi raccomando, ritornate alla terra, ritornate alla terra, cioè non fatevi fregare dalla morale convenzionale e ritornate alla terra, perché se non ritornate alla terra non sarete uomini, sarete dei burattini. D'altra parte, se io rimango solo a terra, io divento un prepotente, non evolvo come essere umano, io ho bisogno anche di evolvere verso il cielo. Quindi è chiaro che il vitale non è la verità completa dell'essere umano, non siamo mica gatti o cani. Abbiamo bisogno che il vitale possa essere educato per andare verso il cielo, cioè considerare l'insieme. E questa educazione può venire soltanto se il nostro sistema è guidato dal nostro centro superiore, chiamiamolo come vogliamo. Se lo chiamiamo anima, ci possiamo intendere, centro del cuore, quello che volete. Quando il centro del cuore a guidare, avendo questo centro del cuore una coscienza, una retta coscienza, un retto pensiero, quindi anche una retta volontà, e allora ci apre le porte del cielo ed è in grado di guidare l'energia del vitale nel realizzare il passaggio dell'uomo dalla terra al cielo.
Questo è il cammino umano, che purtroppo quasi sempre viene bloccato, viene bloccato e la cosiddetta morale convenzionale è uno dei peggiori ostacoli sul cammino evolutivo.